Raid delle forze di sicurezza turche sul traghetto dirottato venerdì sera dal PKK. Ucciso l'uomo che ha sequestrato l'imbarcazione veloce con 23 persone a bordo, tutti in salvo gli ostaggi. Teatro del dirottamento lo stretto golfo di Izmit, città sul mar di Marmara, a 90 km a est di Istanbul. Ancora sconosciuta l'identità dell'attentatore. Secondo gli inquirenti, l'uomo imbottito di esplosivo avrebbe agito da solo per attirare l'attenzione su Abdullah Öcalan, leader dell'organizzazione terroristica rinchiuso in un'isola carcere vicina.